Cari amici, buongiorno dal vostro psicologo Roberto Ausilio e oggi voglio parlarvi di questo bel libricino di Giorgio Nardone che si chiama Solcare il mare all'insaputa del cielo. È un titolo un po' poetico, vero? Giorgio Nardone probabilmente già lo conoscete, è uno dei più grandi psicologi in Italia e insieme a Paul Watzlawick, fondatore della scuola di psicoterapia di Arezzo, di psicoterapia strategica. In questo libro, che è quello successivo a un altro bel libro che è L'arte del cambiamento, il nostro caro Giorgio ci parla di quelli che sono gli stratagemmi terapeutici da lui utilizzati in psicoterapia e che funzionano veramente bene e che sfruttano una logica particolare, che è quella paradossale, perché come spiega molto bene nel libro, utilizzando anche tante citazioni e tanti esempi, noi non siamo solamente frutto di una logica lineare, anzi, la maggior parte dei nostri problemi psicologici deriva da un, tra virgolette, cattivo utilizzo della nostra mente inconscia che, anziché essere a nostro favore, diventa una sorta di bastone tra le nostre ruote. Quindi il compito dello psicoterapeuta è quello di andare a sbloccare queste situazioni entrando a volte in delle logiche non ordinarie, paradossali, in cui ad esempio la prescrizione del sintomo può essere qualcosa di risolutivo. Quindi il nostro Giorgio Nardone qui ci parla di diversi tipi di cambiamento e ci dice che il nostro cambiamento può essere un cambiamento di tipo catastrofico, quando ci succede qualcosa che crea una sorta di rottura come un fulmine a volte a ciel sereno all'interno delle nostre vite e ci costringe a cambiare. E un bravo psicoterapeuta è colui anche che riesce a innescare a volte questo tipo di cambiamento catastrofico. Un altro tipo di cambiamento, che è quello maggiormente utilizzato per esempio in ambito scolastico, è il cambiamento graduale. Ti insegno gradualmente a cambiare e a modificare. Non sempre questo è sufficiente perché all'interno dei percorsi di cambiamento psicoterapeutico solo una parte del lavoro riguarda questa tipologia, cioè un cambiamento graduale. C'è anche un cambiamento geometrico esponenziale a effetto valanga. Come lanciare una pallina di neve che genera una grande valanga. Quindi, quando andiamo, per esempio, a dire all'anoressica che tende a vomitare, che deve aspettare un'ora prima di vomitare quando è piena, allora lì noi creiamo una sorta di effetto valanga perché la persona si rende conto che poi diventa una sorta di tortura, una roba spiacevole, ciò che prima in qualche modo le serviva diventa veramente troppo oneroso per lei. E infatti le logiche utilizzate da Giorgio Nardone e dalla scuola di psicoterapia strategica sono proprio appunto logiche paradossali, non ordinarie, e che vanno a innescare dei processi attraverso quello che lui chiama il learning by doing, cioè l'apprendimento attraverso il fare. Prima ti faccio fare una cosa, un'esperienza, quella che lui chiama esperienza emozionale correttiva, e poi dopo da lì tu capisci e realizzi tutta una serie di cose. Quindi, diciamo, la chiave di interpretazione non viene svelata all'inizio come in molte psicoterapie, ma si lascia che sia la persona stessa a scoprirlo. E infatti anche l'apprendimento può essere graduale oppure a effetto scoperta, che è questo che stiamo dicendo, quando la persona in qualche modo scopre qualcosa di importante su di sé che prima non sapeva. E infine c'è un apprendimento di tipo globale o sistemico, come colui che prima impara le tabelline e poi scopre che sa fare anche conti molto più complessi che può applicare a vari ambiti quel tipo di apprendimento. Poi vengono enunciati 13 stratagemmi che hanno, insomma, questi nomi un po' particolari, poetici, di cui c'è questo che dà il titolo al libro, Solcare il mare all'insaputa del cielo, vuol dire in qualche modo fare qualcosa, quindi appunto solcare il mare, quello che non si riusciva a fare all'insaputa del cielo, cioè portando, focalizzando l'attenzione su altro. Per esempio, Nardone parla della paura di volare, da lui ampiamente descritta e da lui ampiamente trattata, che lui tratta, tra le altre cose,
oltre all'ingiunzione della peggiore fantasia, in cui si chiede alla persona di fare delle peggiori fantasie rispetto a quello che potrebbe succedere, quindi fantasie catastrofiche, questa strategia, questo stratagemma prende il nome di spegnere il fuoco aggiungendo la legna. Quest'altra strategia del solcare il mare all'insaputa del cielo riguarda per esempio la prescrizione di andare sì in aeroporto e focalizzarsi su tutti, per esempio, i segnali di paura che si vedono all'interno delle altre persone e quando la paura sale cominciare a comprimere il pollice all'interno dei palmi delle mani, quindi diciamo spostare l'attenzione da un disagio di tipo psicologico, per esempio, ad un disagio di tipo fisico. Detta così sembra una storiella, ma inserito all'interno di un contesto terapeutico vero, valido e scientificamente validato, questi stratagemmi hanno degli effetti fantastici e molto molto utili che utilizziamo in psicoterapia. Quindi vi consiglio di leggere questo libro, ve lo consiglio perché è molto interessante, soprattutto se vi occupate di psicologia, di psicoterapia, è interessante, ma anche, diciamo, tra virgolette, l'utente medio o anche coloro che stanno facendo un percorso di psicoterapia possono trarre grande beneficio da questo libro perché, come dice Aldous Huxley, citato qui nel libro, la realtà non è ciò che ci accade, ma ciò che facciamo con ciò che ci accade. Ciao, buona giornata.